Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo, si giustifica, senza scusarsi, per il video pubblicato su TikTok in cui faceva della incomprensibile e gratuita ironia sulla disabilità. Angelica Benevieri torna sui social per giustificarsi dopo il video diventato virale di recente, ma pubblicato anni fa su TikTok, in cui faceva dell'incomprensibile e gratuita ironia sulla disabilità. Un filmato spiacevole che era stato scovato dagli utenti e fatto circolare in rete a qualche settimana dal momento in cui la giovane è apparsa per la prima volta al fianco di Manuel Bortuzzo, suo nuovo compagno. Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio vecchio TikTok. Prima di tutto ci tengo a dire che non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina. A quell'età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei. Ha scritto Angelica in una Instagram story, da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo, chi nell'altro ed è umano sbagliare perché è proprio da lì che impariamo moltissime cose. Poi si cresce e si acquistano molte consapevolezze, si ragiona con una mentalità differente. Tanto che ad oggi non mi passerebbe mai di fare questo genere di video. Angelica prosegue e, sempre senza scusarsi, prova a mostrare la questione da un'angolazione diversa commettendo però un'altra gaffe. Io ho uno zio disabile che amo alla follia, gli ho sempre portato rispetto, non l'ho mai giudicato. Come non ho mai giudicato nessun altro, ha scritto la TikToker che ha incomprensibilmente pensato di descrivere come un punto di forza il fatto di non avere mai giudicato un disabile in quanto tale. Infine, ha concluso. Ho fatto volontariato insieme alla mia famiglia per molti anni in un istituto, regalare sorrisi a chi ne ha bisogno e dare una mano è la cosa che più mi ha reso felice e mi ha insegnato ad apprezzare di più quello che ho. Con questo voglio far capire che sono la prima persona che sta vicino a chi ha bisogno, che non disprezzo nessuno e tantomeno giudico. L'Angelica che avete visto in quel video non sono certamente io. Ripeto, ero più piccolina, non avevo la mentalità che ho adesso e in quel momento non ci ho visto nulla di male. Mi dispiace che per mezzo di questo video vi stiate facendo un'idea totalmente sbagliata di me. Che vi soffermate alla prima cosa che vedete senza andare a fondo e capire chi è veramente Angelica.